grandissimo interesse per le scuole, l'idea e l'operatività immediata dell'assessore Emiliano Casale, che non si smentisce mai in quanto alla brillantezza di queste operazioni per il territorio, non può lasciare assolutamente indifferenti le scuole, soprattutto quest'anno in cui la ripresa si immagina e si auspica sia rivolta a tutto quanto è attività di integrazione culturale e formativa. Questa interessantissima mostra che grazie ad Emiliano Casale è arrivata qui a Caserta e che è uno dei pochissimi casi in tutto il territorio italiano, rappresenta per Caserta un grande volano di lancio anche e soprattutto per le fasce prescolari, alla ripresa di un anno in cui i ragazzi, le ragazze, le famiglie, il personale della scuola devono attrezzarsi in maniera quanto più interattiva. E una mostra così interessante, così ben organizzata e rappresentativa di uno di quei temi che coinvolgono le menti, la fantasia dei nostri giovani alunni, naturalmente è un'occasione che la scuola casertana deve poter prendere a volo, e quindi ci attrezziamo ad una immediata rete sinergica con Emiliano Casale, che è la parte operativa ed il pensiero di questo importante evento, perché tutte le scuole casertane nella fascia di età che è mirata a questo tema di approfondimento, che spazia dalla storia alla geografia alle scienze, potrà sicuramente trovare vantaggio immediato. All'insegna della cultura, dell'intrattenimento e dell'istruzione, con l'assessore Vairo abbiamo pensato di creare un protocollo con tutte le scuole casertane, non solo, in modo tale da poter dare un prolungamento a questa mostra, visto il periodo, diciamo, di vacanza in un certo senso forzata, e poter coinvolgere tutti gli istituti della provincia in modo tale da renderlo ancora più interessante dal punto di vista dell'istruzione, quindi non solo dell'intrattenimento. Un evento importante quando lascia qualcosa, in questo caso lascerà una traccia importante nei bambini, che sia anche una traccia di cultura, di istruzione, in modo tale che quello che loro leggono, vedono per televisione o leggono dai libri, possono vederlo rappresentato in maniera viva o similviva in questo bellissimo parco, con questa bellissima iniziativa organizzata dalla Show Live, a cui vanno i complimenti in quanto è l'unica mostra al centro-sud dopo Milano e Torino, quindi per noi è una grande soddisfazione, e proveremo con l'assessore Vairo ad allungare questa mostra anche oltre il 25 settembre, così da coinvolgere le scuole che riapriranno, come si presuppone, intorno alla metà del mese di settembre.